Allora, oggi è 1 febbraio 2020, è l'anniversario che si sono sposati i miei genitori, si sono sposati nel 1945 presso la chiesa San Francesco Saverio. E guardate che cosa è uscito oggi. È un inserto del Corriere della Sera, un articolo di Ornella, che ha anche un cognome abbastanza impegnativo. Vedete che cognome ha? Ha il cognome di un cantante napoletano, Gigi D'Alessio. Allora, questo buon compleanno Garbatella nasce tanti anni fa da un'iniziativa nata dentro il centro anziani Pullino, che questo centro anziani festeggia anche quest'anno Nonna Garbatella, promossa dal Movimento Italiano Casalinghe. All'epoca io portai, parlo di tanti anni fa, del 1997-98, portai degli amici che scrissero una canzone, anzi uno la scrisse e l'altro la cantarono, e da lì poi venne l'idea di Buon Compleanno Garbatella. Quest'anno però è particolare perché c'è il centenario, allora leggetevi l'articolo, però qui c'è un piccolo errore che fanno un po' tutti: la Garbatella non è rione, la Garbatella è quartiere storico. Comunque vi do appuntamento il 18 alle 12 a Piazza Brin per la passeggiata culturale gratuita chiamata Garbatella Ricca, il piatto ricco mi ci picco, perché racconterò la Garbatella tramite, indovinate cosa, tramite i proverbi. Perciò questo articolo oggi mi fa proprio pensare a che il diavolo fa le pile ma non i coperchi, ma i fatti della villa di San Roberto. Ci vediamo il 18 febbraio alle ore 12 dopo il concerto dei Vigili Urbani. Grazie e arrivederci.